Generale, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, mi spiega un po' qual è l'importanza di questa operazione che mi pare impegni tantissime persone. Siete in 200 tra varie forze di polizia impegnate in queste ore. Quante persone soprattutto sono coinvolte, le persone indagate, intendo? Il dispositivo è composto da circa 200 tra donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia, delle unità operative del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Abbiamo eseguito 14 provvedimenti cautelari, di cui uno in carcere, 12 arresti domiciliari e una misura interdittiva nella forma della presentazione alla polizia giudiziaria. A margine stiamo eseguendo anche il sequestro preventivo di 38 agenzie di scommesse che insistevano su un territorio che comprendeva le province di Catania, Agrigento, Siracusa, Enna e Messina. Sono circa 65 gli indagati. Il controvalore dei beni sequestrati ammonta a circa 30 milioni di euro. L'importanza dell'odierna operazione denominata APATE e condotta appunto dal nostro centro operativo di Catania è l'aver aggredito un sodalizio criminale che aveva determinato una struttura sul territorio molto ampia. Visivamente la puoi immaginare come una piramide, alla cui base c'erano le agenzie di scommesse clandestine. Ma che cosa facevano, generale, questi signori? Consideri che loro sfruttavano cinque piattaforme denominate tecnicamente Total Black, quindi completamente sconosciute all'Agenzia delle Entrate dei Monopoli e quindi al fisco, ma ancora di più operavano in pieno anonimato, trattando quindi esclusivamente con denaro contante che poi veniva reimpiegato e reinvestito nel ciclo illegale. Il tutto si basava su una profonda conoscenza e controllo del territorio, tenuto conto che il responsabile, l'organizzatore, il promotore di questa organizzazione era sodale ai vertici di sodalizi criminali dell'ordine di Santa Paola e dei Cappello, quindi famiglie mafiose catanesi. Quindi era controllato dalla mafia questo sodalizio, per intenderci? Esattamente, esattamente. Senta, generale, ma di che traffico di soldi stiamo parlando? Di quale entità? Il controvalore sequestrato come volume d'affari delle 38 agenzie nell'ultimo periodo ammontava a ben 30 milioni di euro. Questa è un po' la cifra che riguarda l'odierna operazione. Di queste persone quante sono finite in carcere? Sono 14 le persone finite tra carcere domiciliare e misura interdittiva. Perfetto, direi che insomma state andando ancora avanti, non è conclusa? Consideri, allora, l'operazione è sempre un punto di ripartenza e mai di arrivo, perché adesso l'incarico, il compito degli investigatori è quello di ricostruire il ciclo, quindi i flussi finanziari, a monte e a valle, anche per rideterminare poi la responsabilità degli ulteriori soggetti coinvolti. Perfetto, generale, la ringrazio, allora le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Importante operazione della DIA di questa mattina che sta andando ancora avanti, 65 persone indagate, 14 manette. Buon lavoro agli uomini e alle donne della Direzione Investigativa Antimafia.